Due moderne carrozzine ad autospinta, donate da un'azienda locale, consentiranno da oggi ai visitatori con disabilità motorie di visitare il parco archeologico. Le nostre bellezze sono da far fruire a tutti. Noi che operiamo con la disabilità ci rendiamo conto che spesso l'accesso al nostro parco archeologico è difficoltoso. Andare a visitare la nave greca può essere una difficoltà importante per chi ha difficoltà motorie, per cui due carrozzine d'autospinta di tipo moderno sono sicuramente la soluzione per rendere fruibili le nostre bellezze. Noi siamo convinti, in una città così bella come la nostra, che la bellezza dell'anima si arricchisce vedendo le bellezze proprio fisiche come i nostri siti archeologici. È proprio per noi una missione, più che un'attività economica, quella di poter dare nei luoghi in cui operiamo benessere, perché il benessere fisico poi rende l'animo felice e noi siamo per la felicità degli uomini. Il direttore del parco archeologico Luigi Maria Gattuso ha dichiarato che l'abbattimento delle barriere architettoniche è solo il primo step. La priorità adesso deve essere data alle barriere che non permettono la giusta comunicazione. Bisogna fare in modo che all'interno dei siti ci sia la possibilità che queste carrozzine si possano muovere. Tant'è che noi al Museo Archeologico di Gela, che è in ristrutturazione, stiamo prevedendo delle rampe che mettono in collegamento dal piano terra fino all'ultimo piano, in modo tale che chi deve, ha necessità di muoversi con le carrozzine, appunto, possa fare autonomamente. Quindi è un'attenzione che abbiamo nei confronti appunto dei disabili, di chi ha problemi di ambulazione. Già nel museo di Caltanissetta, da pure parte del parco archeologico di Gela, è munito di rampe e quindi il problema delle barriere architettoniche là è risolto. Ma ci sono altre barriere che dobbiamo, ovviamente, sulle quali dobbiamo lavorare. Ad esempio, per altri tipi di disabilità dobbiamo prevedere, come già è stato fatto, un percorso per i non vedenti con delle didascalie in braille. E c'è un altro tipo di comunicazione, di barriera, che è quello della comunicazione. E spesso i musei sono organizzati, le esposizioni sono organizzate per chi già in qualche modo conosce questi reperti. E dobbiamo fare in modo che lì si va a creare una barriera comunicativa, perché chi non è esperto della materia difficilmente riesce a comprendere cosa sta vedendo, e noi dobbiamo fare in modo che la comunicazione sia quanto più ampia possibile. La Regione è impegnata sul fronte dell'ammodernamento e dell'adeguamento progressivo delle proprie strutture, ma il ruolo dei privati a fianco dell'ente pubblico è molto importante, perché contribuisce a rendere più funzionali le strutture e rafforza il sentimento di collaborazione e di rispetto per i beni pubblici, che è alla base di un sano rapporto con le comunità territoriali.